Con Giulia Grillo, che come vi dicevo è il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo vista in questi difficili 2 mesi in tutti gli incontri istituzionali col Presidente della Repubblica, con la Presidente Casellati, col Presidente Fico. E la prima domanda che le faccio, proprio, come dire, non quello che lei vorrebbe, quello che lei però valuta. Andiamo a votare a luglio, secondo lei? Guardi, vediamo cosa succede in questi giorni. Io sono convinta che abbiamo dato tantissimi segnali. L'ultimo l'ha dato il nostro capo politico Luigi Di Maio, che proprio nel corso di una trasmissione televisiva come questa ha ribadito un concetto che aveva già detto informalmente, cioè che era disponibile a fare un passo indietro e individuare insieme alla Lega appunto un premier terzo che fosse super partes, diciamo, rispetto a entrambe queste forze politiche, proprio per fare vedere che ce l'avevamo messa tutta. Questa nostra intenzione esiste ancora oggi, ma come abbiamo detto anche ieri al Presidente della Repubblica, abbiamo ribadito che non avremmo sostenuto in alcun modo l'ennesimo governo non legittimato dal voto popolare, quindi un governo che bene. Neutro non può essere per definizione. Ho capito bene, lei mi ha detto che secondo lei esiste ancora oggi la possibilità di fare un governo con la Lega. Sino a quando, diciamo, non vengono definitivamente sciolte le Camere, dobbiamo dare realisticamente ai cittadini l'informazione che è possibile. Noi, naturalmente, insomma, questo comportamento della Lega mi sembra un po' infantile, se mi posso permettere di dire, perché da una parte ci fanno capire che vogliono fare il governo con noi, ce lo hanno anche detto palesemente, dall'altra parte non vogliono dividersi da Berlusconi, cosa che invece hanno fatto in tante occasioni nei comuni e nelle regioni, per cui non si capisce quale sia il motivo stativo per svincolarsi da Berlusconi però, e fare un governo del rinnovamento che con Berlusconi non potrebbe essere. Però lei capisce meglio di me che la paura di Salvini è che lui, se arriva adesso a fare un governo con voi senza l'altro componente del resto del centrodestra, è un socio di minoranza. Se ci arriva un centrodestra unito, dialoga con voi alla pari. È un ragionamento legittimo, ma tremendamente egoistico nei confronti del Paese e nei confronti anche di una forza politica che non ha voglia di fare il socio di maggioranza. A noi non interessa, a noi interessa fare un governo di cambiamento del Paese, che non sia più un governo delle banche, come quello che è stato di Renzi, e un governo dei potentati economici. Vogliamo un governo del futuro, in cui finalmente le idee belle per una società nuova, diversa, inclusiva e uguale si possano realizzare. E vogliamo vedere se la Lega poi, rispetto a tutto quello che ha detto in campagna elettorale, è pronta a fare quello, perché è l'unica forza che in questo momento ha dimostrato di avere idee diverse agli altri. Le faccio una domanda da cittadino, che insomma io sento tante persone, sono tutti molto sconcertati anche da questo futuro prossimo, perché possiamo tornare al voto con la possibilità molto molto presente, dato che la legge elettorale è quella che è, che si torni a una situazione molto simile, qualche punto in più e in meno, ma insomma che né voi nel centrodestra abbiate la maggioranza per governare. A quel punto che succede? Voi proponete lo stesso schema di mettere di nuovo la Lega, facciamo il governo insieme senza gli altri? Cioè, questa impasse può essere infinita in queste condizioni? Allora, non credo, e questo lo hanno detto anche diversi commentatori politici, anche di una certa rilevanza, che saranno uguali i voti che verranno presi dai partiti, perché da una parte abbiamo un Partito Democratico che ha dimostrato tutta la sua inconsistenza, sia perché diciamo, ha preso palesemente in giro, tra virgolette, il Presidente della Camera Roberto Fico, tutta la forza politica del Movimento 5 Stelle e anche il Presidente Mattarella, perché aveva lanciato segnali chiarissimi di apertura verso il PD. Cioè, lei dice che loro gli avevano fatto capire che ci poi, stavano. Sì, perché nessuno avrebbe poi, tra cui anche Roberto Fico, sarebbe andato a dire al Presidente della Repubblica: guardi, ci sono segnali incoraggianti. Non è che ci si inventa queste cose, tant'è che c'era un'assemblea che era convocata proprio per questo. E dall'altra parte questo stesso partito dice: non col Movimento 5 Stelle votato da 11 milioni di cittadini, ma sì a un governo tecnico di scopo eccetera che non si sa cosa farà, cioè un governo che non ha una linea politica definita e che i cittadini non sanno cosa andrà a fare. Deve quindi portare a casa delle scadenze molto rischiose. Ma un governo governa, però attenzione, un governo governa, fa nomine, prende delle decisioni e lo fa senza il mandato popolare e probabilmente lo farà anche senza il mandato di questo Parlamento. E dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo Forza Italia invece che ha dimostrato in tutti i modi di non volere fare governare le forze politiche che erano state premiate dai cittadini, quindi di essere un
un freno al cambiamento e al rinnovamento del paese. Le dico la prima cosa che ci preoccupa tutti, no? L'IVA. Stamattina ne ha parlato anche il ministro Padoan, cioè l'aumento dell'IVA è una cosa che succede in maniera automatica se non si trovano 12 miliardi e mezzo. E questo ci spiegava prima un economista, che sostanzialmente vuol dire che tutti noi pagheremo molto di più le merci che compriamo e che i consumi nel nostro paese si ridurranno ulteriormente, cosa che non ci serve naturalmente. Intanto questi scatti di bilancio, diciamo, questi scatti di aumento dell'IVA, vi faccio dire che rientrano proprio all'interno delle politiche di austerità e di pareggio di bilancio volute dall'ultimo governo tecnico, che è stato il governo Monti, quindi ancora paghiamo quel governo là, un governo che non era stato annunciato con paure di nessun tipo, eravamo tutti allegri, contenti e felici e rassicurati, ed è stato un governo del massacro sociale. Allora io dico agli italiani che quando vengono date queste paure, come per esempio quell'ultima, quella del referendum costituzionale, doveva succedere l'apocalisse. Invece non è successo niente, semplicemente abbiamo bloccato una distruzione della Costituzione. Però lei, se giustamente vuole politicamente cambiare le condizioni e quindi eliminare la clausola salvaguardia, deve andare a governare per forza di cose, no? Certo, la vostra... si può fare anche una manovra anche col governo in carica, o eventualmente, visto che comunque capisco il Presidente Mattarella, con il governo futuro che ci sarà. Ma naturalmente a questo punto andare alle elezioni è ancora a maggior ragione importante, proprio per far sì che questa disattivazione della clausola dell'IVA venga fatta da un governo legittimato dai cittadini. Senta, vediamo un attimo insieme, mi scusi, volevo vedere con lei i numeri, mi mandate quelli del sondaggio di ieri sera, perché ieri il TG della 7 ha dato dei numeri di sondaggio che sono interessanti da verificare con lei. Allora, il Movimento 5 Stelle rimane praticamente dov'è al momento, secondo l'orientamento di voto. La Lega sale in maniera clamorosa, ma tutta interna alla sua coalizione, perché prende addirittura, cioè, 15 punti di distanza da Forza Italia. Il Partito Democratico più o meno regge, Forza Italia crolla, Fratelli d'Italia rimane dov'è e Liberi Uguali. Allora, questa situazione cosa produrrebbe se questi sono già produrrebbe un dato che è completamente diverso. Avremmo una Lega, penso a questo punto totalmente legittimata politicamente ad essere autonoma da Forza Italia e non essere più il cosiddetto socio di minoranza, se è quello veramente il problema. Però il ragionamento che cerco di farle io, no, è se questo, lei ha ragione, io sono d'accordo con lei, ma se succede questo vuol dire che noi adesso aspettiamo altri 2 mesi, spendiamo un sacco di soldi, torniamo a votare per riuscire a fare il governo Movimento 5 Stelle Lega che potremmo fare domani mattina. È un po' una follia. Ma questo però lo devo chiedere alla Lega, guardi, noi gliel'abbiamo chiesto in tutti i modi, più di quello che abbiamo fatto non potevamo fare. Voi cosa vuole esattamente da Berlusconi? Io non ho capito bene. Il passo di lato in cosa consiste? Il passo di lato significa che noi non possiamo fare il governo con chi rappresenta il passato e che secondo noi ha fatto politiche che hanno distrutto questo paese. Quindi un appoggio esterno, perché lei vorrebbe che le persone... Ma noi abbiamo, io questa cosa l'ho spiegata anche l'altra volta, l'appoggio esterno è necessario quando ci vogliono quei numeri per fare il governo. Noi non abbiamo bisogno di quei numeri, perché noi con la Lega siamo autonomi, quindi non abbiamo bisogno né dei voti di Fratelli d'Italia né dei voti di Berlusconi. Però, abbiamo un vero governo legittimato dai vincitori del voto. Però gli esponenti della Lega usano il vostro stesso argomento, la lealtà verso gli elettori. Come voi dite, noi non possiamo fare una cosa che gli elettori... Beh, allora per ci spiegassero perché nelle regioni e nei comuni si dividono praticamente sempre, o comunque spessissimo. Allora lì non c'è la lealtà verso gli elettori, qui c'è, qual è la differenza? Però queste elezioni, dice Salvini, sono andato lì dicendo siamo una coalizione unita e governeremo tutti insieme. Ebbene, non ce l'hanno fatta, non sono riusciti a governare, ma chiaramente i voti in Parlamento non ce l'hanno, a meno che non fanno il governo col Partito Democratico. L'unica alternativa è fare, che tra l'altro dico in tutti i sondaggi, diciamolo pure questo, il più gradito di tutti, cioè quindi è proprio una volontà dei cittadini avere un governo Movimento 5 Stelle Lega, e abbiamo il convitato di pietra Berlusconi, che non diciamo che devono fare il tradimento di Berlusconi, ma fare semplicemente un governo con noi. Quel messaggio che avete lanciato a un certo punto, che per voi erano pari, no? Lega e PD, che alla fine i due forni erano uguali, non è così, assolutamente, preferite la Lega? Appare assolutamente, anzi per me è stato un grande sforzo fare un passo verso il Partito Democratico, per tantissimi motivi, non ultimo che abbiamo osteggiato in tutti i modi negli ultimi 5 anni di campagna elettorale, considerando, diciamo, dal Jobs Act alla legge Fornero ai decreti sulle banche, che per noi erano devastanti per il paese, e poi visto come sono andate le cose i nostri, diciamo, timori erano poi confermati dal comportamento assurdo, mi consentite di dire, che hanno avuto. Senta, le faccio sentire un momento Mattarella, perché poi su Mattarella ho una domanda da farle importante, sentiamolo un momento assieme. Scelgono i partiti, con il loro libero comportamento nella sede propria, il Parlamento, tra queste soluzioni alternative, dare pienezza di funzioni a un governo che stia in carica finché fra di loro non si raggiunga un'intesa per una maggioranza politica e comunque non oltre la fine dell'anno, oppure nuove elezioni subito, nel mese di luglio, ovvero in autunno.
Allora, insomma, tra le voglio chiedere una cosa. Io, come lei immaginava, sono 65 giorni che tutti i giorni sono qui dentro a occuparmi di questa crisi, quindi ho sentito molti pareri. Tutti dicono che Mattarella con voi si è comportato molto bene, ha avuto una grande apertura nei confronti di Di Maio, ha tentato davvero di creare le condizioni perché i 5 Stelle potessero andare a governare. Quando il Presidente della Repubblica fa un appello di questo tipo, no, in maniera molto drammatica e molto istituzionale, non le sembra, come scrivono oggi tanti giornali, un vero sgarbo istituzionale che dopo poco tempo arriva il tweet di Di Maio, le dichiarazioni? Cioè, insomma, che in qualche modo un signore del peso di Mattarella venga rimandato al mittente, liquidato con delle battute. Guardi, io posso dire che penso che il Presidente della Repubblica sappia che il Movimento 5 Stelle, lo hanno visto tutti, è stato il più iperattivo per formare questo governo. Abbiamo fatto veramente umane e divine cose e quindi siamo veramente in una situazione in cui per noi è impossibile dire di poter sostenere un governo votato da nessuno, cioè va proprio contro la nostra storia. Io ricordo che noi politicamente siamo proprio nati nel periodo in cui c'è stato il governo Monti, no? Proprio in quegli anni e diciamo le decisioni prese dal governo Monti come la legge Fornero, il pareggio di bilancio in Costituzione sono stati proprio i nostri cavalli di battaglia per anni, quindi noi abbiamo paura dei governi tecnici. Proprio lo dico una cosa diversa, lo dico detto, sinceramente. C'è una scadenza, questo governo dice, addirittura ha detto si dimette se voi trovate la quadra, quindi insomma ha creato delle condizioni assolutamente diverse. Però a questo punto io dico che se non si trova questa quadra nell'interesse di tutti, ma credo che questo lo pensi anche il Presidente della Repubblica, la cosa migliore è andare a votare a luglio. È vero che c'è un minimo di pericolo di minore affluenza più che di astensionismo, perché abbiamo diciamo l'estate ormai, però io diciamo, dico anche ai cittadini che se non partecipi non conti e quindi è importante essere chiamati a partecipare quando si ha la possibilità di farlo e questo è un momento importante anche perché il futuro governo nascerà da quelle elezioni, dalle elezioni probabilmente del 22 luglio. Ora ci torniamo anche perché molti hanno detto al nostro Vox Populi che il problema è che hanno il terrore che anche questo voto non servirà, ma no, ci torniamo. Pubblicità e torniamo subito con Giulia Grillo, rimanete con noi. Il codice. Tutti che sono preoccupati, il governo, smettetela, sono parole che non hanno più senso, destra, sinistra, governo, Parlamento, democrazia, hanno fatto un golpe, se ve ne siete accorti, un golpe con una legge elettorale, quindi l'emblema della democrazia. Allora, questo è Beppe Grillo in un suo spettacolo che parla di golpe regalo a Rosatello, ma non è sembrata una grande mano, diciamo, a Di Maio a mettere in pista un governo. Nel frattempo però Di Maio va domenica da Lucia Annunziata e dice la seguente frase: non sta ancora succedendo, ma quello che vede è un rischio per la democrazia rappresentativa. Io non minaccio nulla, ma il rischio di azioni non democratiche può esserci. Allora, grande polemica, no? Perché insomma per un signore che si presenta, che vuol fare il Presidente del Consiglio, usare parole che qualcuno ha definito eversive è un rischio. No, semplicemente Luigi ha spiegato un po' chi siamo, cos'è il Movimento 5 Stelle. Noi siamo nati fuori dalle dinamiche elettorali, voi lo sapete benissimo, per 3-4 anni abbiamo fatto attivismo sui territori, io sono una delle prime, quindi conosco benissimo tutta l'evoluzione. E solo poi a un certo punto abbiamo deciso di entrare nelle istituzioni. Ora, il tema è questo, che quando tu entri nelle istituzioni, arrivi a prendere 11 milioni di voti, il 35% dei seggi, e con grande linearità, perché guardi, poi noi non siamo politici di professione, siamo persone normali, ti siedi e dici, allora, vediamo le altre forze politiche di questo Parlamento se vogliono risolvere i problemi dei cittadini. E chi scappa da una parte modello Renzi, chi scappa dall'altra parte modello Salvini, ti chiedi, ma allora questa istituzione, questa democrazia parlamentare esiste o no? Soprattutto dopo una legge elettorale che noi non abbiamo votato. Ma guardato che lei stava dentro le segrete stanze, ha fatto tutti questi incontri, perché Di Maio ieri ha detto 65 giorni di menzogne, di bugie? Quali sono state perché, le bugie? Perché noi ci siamo sentiti appunto, cioè la nostra onestà e trasparenza intellettuale, la risposta è stata da una parte un Partito Democratico che ci ha detto tutto il contrario di tutto nel giro di 2-3 giorni, voi l'avete visto tutti perché è pubblico, quindi, e dall'altra parte anche lì una Lega che sin dall'inizio ci ha detto
ah, vorremmo fare il governo con voi per fare tutte le cose che... sistemiamo la faccenda a Berlusconi, tutte le cose che vogliamo fare, eccetera, sapendo che noi un governo con una persona incompatibile con noi, sia politicamente che per mille motivi, ecco, e poi ci siamo trovati dopo 60 giorni dove noi abbiamo dato la massima disponibilità, allora, e tutti hanno chiuso la porta. Devo andare in pubblicità, il nostro inviato Piga ci ha fatto sapere che domani verrà dato l'incarico dal Quirinale, questa è la notizia, pare che abbia rispettato un giorno perché spera in qualche vostro incontro con Salvini, e potrebbe essere una donna. Lei se la sentirebbe di non votare la prima donna premier in Italia? A me piacerebbe molto avere una donna premier, però votata dai cittadini italiani.